Garantire il rispetto delle norme e dei contratti di lavoro, tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nella ricostruzione post-sisma. È questo l'obiettivo del protocollo di legalità firmato in prefettura a Perugia. Tra le misure operative introdotte l'utilizzo del badge elettronico anzitutto nei cantieri complessi della Basilica di San Benedetto e del Polo Scolastico di Norcia e a Preci nell'Abbazia di Sant'Eutizio. Noi stiamo aggiungendo qualcosa in termini di vigilanza, di monitoraggio, di segnalazione dei problemi, di rilevamento sui cantieri delle presenze. Sapere chi frequenta i cantieri della ricostruzione attraverso un meccanismo semplice, non burocratico, cioè un badge che rileva la presenza, costituisce un deterrente formidabile contro le infiltrazioni. Resta alta l'attenzione verso le irregolarità e le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri della ricostruzione, lavoro che richiede la collaborazione tra Ministero dell'Interno, Prefetture e Magistratura. Questo screening ci ha portato in alcuni casi a mettere le mani su fenomeni che potevano preludere anche a una infiltrazione mafiosa sul territorio. Li abbiamo così stroncate sul nascere, diciamo così. Ma è un lavoro questo che stiamo facendo in maniera molto intensa, molto incisiva, in stretto raccordo con il commissario.